L'Olocausto non ha solamente cancellato la vita di milioni di ebrei, per chi è rimasto ha significato anche non poter compiangere i propri cari. Il tema della morte nella cultura ebraica sarà al centro della conferenza online in programma per il Giorno della Memoria. Se prendiamo appunto Auschwitz come modello, no, del lager, del campo di sterminio, sappiamo che i morti vengono smaltiti attraverso i camini. E questo nella cultura ebraica è terribile, non è un fatto religioso, è proprio un fatto di civiltà. E anche in questo la Shoah mostra il suo volto più criminale. La cosa più importante dell'evento è proprio il ritorno con i giovani, perché il testimone della memoria lo devono portare loro. All'evento interverranno lo storico Mauro Perani, la designer israeliana Elana Efrati e Marco Terzetti, presidente della sezione perugina dell'associazione Ex Internati Militari. Noi rappresentiamo oltre 630.000 ragazzi che dopo l'8 settembre 43 poterono scegliere se aderire al nazifascismo o andarsene in Germania ai lavori forzati. Loro scelsero in massa di non aderire al nazifascismo e questo è un gesto eroico che va assolutamente ricordato. Quella degli internati militari è una tragedia passata in secondo piano nella storia, ma le ferite di questi soldati, ridotti alla fame per aver detto no al nazifascismo, sopravvivono nei ricordi dei familiari.